Ma salve a tutti signori, benvenuti qui con me, bentornati anzi qui con me per questo terzo episodio di Assassin's Creed Odyssey. Oggi ragazzi miei dobbiamo parlare con il costruttore di navi perché dobbiamo andare a fare la missione per Elpenore. Non so più in che regione della Grecia, ma possiamo parlare con questo bomber appunto per avere una nave, perché dobbiamo fare un bel viaggione per mare, di quelli proprio pesanti. È una bella nave, Telemene. Alexios! Proprio così. Ed è pronta a solcare le onde per il capitano giusto e per il giusto prezzo. Quanto vuoi per separarti da lei? Oh, non l'abbandonerei mai per meno di 100.000. E la madonna! 100.000? Chi possiede quella cifra? Uno che vuole comprare una nave. Credi che una barca del genere valga di meno? E se ti offrissi dell'ossidiana in cambio? Vorrei comunque 100.000 dracme. Ma anche se accettassi, ti servirebbe un esercito per governare una nave così grande. Siamo a Cefalonia. Troverei di sicuro qualcuno disposto a lavorare per uno straccio di paga, solo per andarsene da questo scoglio. Di questi tempi, i mari sono più pericolosi del solito. Sarebbe un suicidio. Non mi sei d'aiuto, Telemene. Non so se aiuta, ma ho sentito che il ciclope sta venendo a prendere te e Marco. Sono solo voci. Non credere a tutto quello che senti. Sembrerebbe anche che abbia attraccato nella Baia dei Ladri. La sua nave, farà un salto alla Baia dei Ladri. Fai attenzione. Quel bastardo ha un caratteraccio. Molto bene. E appropriarmi della sua nave. Due piccioni con una fava. Molto interessante questo. Molto, molto, molto interessante. Possiamo direttamente andare, tra l'altro, qui con il viaggio rapido. E possiamo andare a fottere letteralmente il ciclope e la sua nave. Ma possiamo proprio seccarlo il ciclope. Proprio tatan, colpo in testa, headshot, bece, via. Tra l'altro, voglio un sacco provare, raga, l'incredibile tiro multiplo che abbiamo sbloccato nello scorso episodio. Voglio assolutamente provarlo, perché tra l'altro dà 150% in più al danno del cacciatore. Quindi, cioè, 150%, non 150% in più, dà le frecce usando quell'abilità. Infliggono il 150% del danno, il che è il top. Comunque, una nave, io la vedo... dove? Non vedo grosse navi, to be honest. Ma dobbiamo sgamare chi? Ciclope. Il ciclope. È ora di fare due chiacchiere. In persona. Due chiacchiere o proprio seccarlo? Baia dei Ladri. Nella Baia dei Ladri ci sono già stato per fare per svolgere un incarico per due tizi. E appena l'ho svolto. Vabbè, off camera ovviamente. E appena l'ho svolto, li ho ammazzati entrambi. Perché erano due teste di cazzo. Erano due fratelli. Tutti snob che si facevano tutti fighi. Boh, io ho fatto il lavoro, ho preso la paga e ho scoccato una freccia in testa. Prima al fratello che dovevo salvare e poi al fratello che mi ha commissionato il lavoro. Pensate un po' che pezzo di merda che sono. Allora, vieni qui, Phobos. Partiamo adesso. Grazie, amico. Vieni, andiamo. Facciamo una bella scampagnata dal ciclope. Bel saltino. E via. Si va dal ciclope. Dritti da lui. Questa zona è ben difesa. Oddio, cagnolino. Muori. Grazie mille. E ora possiamo andare a seccare tutti quelli che vedo. Ma c'era altra gente, tra l'altro. Mi sa che non li ho spottati tutti. Gli dei mi sono Oddio. Testimoni, lo giuro. Di quali dei parli? Che differenza farebbe se... Oh, tutti gli dèi, ve lo posso giurare, tutti gli dèi! Non ho mai sentito un uomo dire tante stronzate sugli dèi in tutta la mia vita! Lascialo stare. A nessuno su quest'isola è permesso di dire quella parola! Per caso ha detto Ciclò? Ha ferito i tuoi sentimenti. Non mi piace quando mi chiamano così! Non l'ho detto, io... Ma sei così grasso? Cioè, voglio dire, grosso e forte. Ed effettivamente hai un solo occhio. Il mio occhio. Ridammelo.
Ridammelo e non ucciderò Marco per avertelo fatto rubare. Ridammelo! È un idiota, raga. Vuoi? Vieni a prendere. L'ha messo nel culo della... Prendilo. No, regà. Regà. L'ha messo in culo alla tipa. Ehi, bella sto coso. Aiut. Aspetta, non ho luccato nessuno. Ok. Vabbè raga, il locking non serve a nulla, cioè è inutile. È stupido tra l'altro. Oh cazzo, oh. Ma sono stupido, raga. Non sto facendo la cosa giusta, non sto premendo il tasto per colpire. Pam, ok, ora l'ho fatto. Unlock che intanto non serve a niente, loccare, da quel che ho visto. Molto più comodo così, raga. Aia. Aia! Devo assolutamente cambiare il tasto per fare il parry. Assolutamente, raga. Assolutamente, aspettate un attimo perché non riesco assolutamente... Q è proprio un comando di merda. Fermi un attimo. Allora. Comandi. Personalizza comandi. Dov'è la Q? Combattimento Q. Ok. Oh, molto meglio. Molto meglio. Molto meglio adesso, ok. Decisamente meglio. Perfetto, ora siamo a posto. Abbiamo sistemato i comandi. Oh, là. Dimmi tutto, mo. Dimmi. Ti salvo io, sta tranquillo, non c'è proprio più problema. Ma che cazzo? Presto tutto avrà finito. Perdiamo un istante di più qui. Persino ratti come questi hanno amici a Cefalonia. Per Zeus! A Cefalonia i banditi non scherzano. Meno male che ci sei tu. Sembrano davvero temerti. Barnaba o Barnaba, non so come pronunciarlo. Ciao bello. Abbiamo ammazzato tutti, raga, abbiamo seccato il ciclope, cioè abbiamo fatto un bordello comunque. Se soltanto fossi riuscito a fare qualche parry in più, perché sono un po' scarso, nel senso, non riesco perché Q è proprio un comando brutto, cioè, tieni WASD, poi devi premere Q ogni volta, è un po' scomodo, cioè, ovviamente ci si fa l'abitudine, però ho preferito far così che sono più comodo. Dove mi porta questo tizio? Dove stiamo andando, fra? Dove stiamo andando? Non ti ringrazierò mai abbastanza. Ho passato una vita in mare. Sarebbe stata un'onta annegare in una giara. Ah, sono proprio un maleducato. Sono Barnaba. Capitano della Drestia. Bene, Barnaba. Piacere di conoscerti. Sono Alexios, Mistios di professione. Oh, ma di certo sei molto di più. Che vuoi dire? Quando stavano per annegarmi, ho pregato gli dèi. E quando ho tirato fuori la testa dall'acqua, c'eri tu. Tutta Cefalonia ha sentito le tue preghiere. Io ero solo il più vicino. E per combinazione combatti come Achille. E le ali di Zeus ti proteggono dall'alto. Zeus non ha le ali, Bomber. Così hai una nave.
Certo che sì. Gli dèi non vogliano che resti bloccato in questo posto. Dov'è ora? Grazie a te e ancora al porto di Sami, dove l'ho lasciata. Ah, è la nave che abbiamo già visto. Forse sono le Moire che ci hanno fatto incontrare. Ho bisogno di una nave e di un equipaggio. Mi hai salvato la vita. Offenderei gli dèi se non te la offrissi in cambio. Quindi è un sì? Io, la mia nave e il mio equipaggio siamo al tuo servizio. E bomba! Si vede proprio che non sei di qui. Per gli dèi, sì, e ne sono lieto. Ora vieni, ti mostro la Drestia. Andiamo alla Drestia. Dai, e bomber. Minchia, però siamo a 620 metri dalla Drestia, quindi magari un attimo facciamo un viaggio rapido. E via. Eccoci qua, siamo arrivati a Sami. E anche alla Drestia, credo. Quindi, sì, è questa qui, direi, abbastanza palesemente. Parliamo con il nostro amicone. Quando vuoi, siamo pronti, capitano. Dai, e Barnaba. Aspettami, Alexios! Ho fatto i bagagli! Ma vieni anche tu, eh? Se te ne vai, vengo anch'io. Hai sempre vissuto a Cefalonia. Abbandoneresti la tua casa? Lo farò per seguire te. Non puoi venire con me. Devo andare da solo. Chi ti terrà compagnia? Starò bene. Se non posso venire, porta Cara. Cara? La mia aquila. È mia amica. È un dono della mia mamma. Ma ora sarà tua amica. E sarà come se io fossi sempre con te. Così ti ricorderai di me. Grazie, Febe. E poi, ora che l'hai salvata, posso giocare con Kinna. Vacci piano con lei. Potrebbe avere ancora un po' di febbre. Ma devi promettermi che ci rivedremo. Te lo prometto. Ci rivedremo. Cerca solo di non cacciarti nei guai. Lo farò, non ti preoccupare. Va bene, puoi andare. Kinna è una sua amica che ho salvato in un villaggio Alexios! Tipo con un'epidemia. Lasci Cefalonia senza dire addio al tuo caro Marco? Dimmi che non è così. Beh, ora sei qui, perciò non è così. Addio, Marco. Tutti questi anni a lavorare fianco a fianco, non potrò mai sostituirti. Beh, prima o poi mi servirà un altro assistente, ma non sarà facile. Vieni qui, dammi un abbraccio. Va bene, vieni qui. Sì, vieni da me. Oh, quanto mi mancherai, Alexios. Grazie, Marco. Anche tu mi mancherai. E cosa hai in serbo per te in futuro? Vino, naturalmente. Anche se non si sa mai quando le viti avvizziranno. Sono sempre pronto a una nuova avventura. A proposito di avventura, ho una missione per te, cara Febe. Un'avventura? Sì! Già pronta a seguire le tue orme, amico mio? E inizia così la nostra odissea. Pronto a salpare? Sono pronto. È ora di andare. Bene. Le maree non aspettano nessuno. Andiamo. Dai, bomber. Quindi, che rotta prendiamo? In che punto del grande e meraviglioso mondo vuole andare il potente Alexios? Megaride. Megaride! Ma andremo verso la guerra. Ho un contratto per la testa di un generale. La testa di chi? Lo chiamano il lupo. Il lupo? Chi vuole morto Nicolao di Sparta? Nicolao di Sparta? Fra e suo padre. Fra. No, bro. L'oracolo ci ha parlato. Per impedire che Sparta cada, la bambina deve morire. Adesso. Ci hanno ammazzato Cassandra. Puoi lasciare che accada. Ti prego, non ci farà del male. Potrà aiutarci. Guiderà tutti noi. Fate silenzio.
C'è Giuda la rupe. No, no. Fermi. No, no, non puoi. Forza, buttalo giù! Pagherà per il suo disonore, per la vita che ha strappato! Guarda, non Nicolao. È uno spartano, no, Nicolao! Non farlo! No. Non ascoltare! Cioè, la vita che ha strappato, cazzo, quell'altro ha ammazzato una bambina, oh regà! No! Sì, vabbè, ma stiamo parlando con della gente che... No! La tradizione è la tradizione. Ascoltare. Nicolao! No, davvero! Ma davvero? Ma che cazzo? No, dai, impossibile. Ma non è possibile, ma dai. Padre! Nicolao! Fermo! Nicolao! No! Nicolao! Nicolao, guarda me! Guardami, Nicolao! Non farlo! Non ascoltare! Il tuo sangue è corrotto! Sbarazzati di questo veleno! Padre! No! Padre! Il mio bambino! Alexios! Non a caso le voci su Sparta, cioè le che cazzo le voci? Ciò che si studia riguardo agli Spartani a Sparta. Se o no. Portami in Megaride. Ora. Ma non capisco. Sono cose crudelissime. Di tutti i posti sotto il grande Elio. Perché rischiare il collo per andare lì? Il lupo di Sparta è mio padre. Anzi, questo non me... Questa non me l'aspetta. Cioè, questo è figo, eh. Cioè, devo essere sincerissimo. Questa roba qui è una chicca che non mi aspettavo. Devo essere sincero. Devo essere sincero. È posta un po' di merda. Nel senso, ora siamo sinceri. Il bimbo che lancia il tizio, adesso quel tipo cioè, il tipo che voleva sacrificare Cassandra, poi crepa. Allora il padre lo butta giù. Come la brezza marina. Un po' una cacata. Il ponte sembra sempre in movimento. Però è figo. Ho l'opportunità perfetta per aiutarti a superare il mal di mare. Oh, e cosa sarebbe? Beh, quando ero in balia del ciclope, i suoi pirati mi hanno rubato il carico. Conosco la loro nave e so dove stanno andando. Che ne dici di riprendercelo? Certo, sarà un'ottima occasione per vedere come se la cavano la nave e l'equipaggio. Bene, allora. Ci sta, andiamo a prenderlo. 1234 metri. Se le vele tengono. Attendiamo ordini. Muoverci! Ehi! In nave bombers. Forza! Minchia, ma velocissimo. Ma velocissimo va. Ma raga, ma io non sto sprintando, quando i rematori si saranno riposati. Avanti! Ah, ok, W, ok, ok, basta premere, posso premere semplicemente A e D e poi comunque vanno comunque in avanti e poi se premo V sprintano un botto. Infatti dicevo, mica, ma velocissimo. Ecco, adesso attaccano a cantare, perfetto così. No, no, vabbè, mi sembra perfetto. Una figata comunque, guardate qua che figo. Figo, figo. Oddio. Tieni premuto per mirare. Avanti! Avanti! Vogliono colpire! Via. Ok, Q per resistere all'attacco, che in realtà non è Q. O forse è Q. Sì, è Q. Oi. Ancora? Fa. Arcieri! Pronti! No, perché no? Ma scusami, ma perché? Perché non mi ha, tipo, non mi ha protetto dall'attacco? Pronti a colpire! Attacco di ricarica!
Forza! I devono riprendere fiato! Hanno incendiato i proiettili! Forza! Arcieri, preparatevi! Sì. Ok. Proprio nel punto debole! Attenzione! Si preparino gli arcieri! Ok, distrutti. Minchia, sta nave come si pilota, cioè come si governa da Dio. Cioè, un po' troppo irrealistica, ma... Easy. Ah, si può iniziare l'abbordaggio. No, raga, ma è una figata. Ci sto prendendo la mano. No. Ho perso un paio di bravi uomini contro quei pirati. I mari sono più pericolosi ora che Sparta e Atene sono ai ferri corti. Ci servono nuove reclute per migliorare la ciurma. So da dove iniziare. Il migliore arciere che conosca sarà una risorsa preziosa. Quando lo incontriamo? Beh, dovrai persuaderlo. Che intendi dire? Portalo a bordo e ci penso io a convincerlo. Qualche dracma potrebbe aiutare. Dobbiamo un attimo familiarizzare con i comandi, comunque. Lo metta fuori combattimento. No, no. Beh, forse potresti calmarlo un po'. Poi portalo sulla nave, così posso fare due chiacchiere con lui. Andrà tutto bene, garantito. Ok, rechiamoci da questo tipo. Dove recluti il miglior arciere nell'accampamento di banditi naufragati? Ok, si trova in Beozia, quindi andiamo. L'unica cosa, raga, vediamo un attimo dove stiamo. Minchia? Ah, vedi, la Beozia è qua, quindi dobbiamo praticamente arrivare qui. Questa però è la Focide, scusa. Dobbiamo navigare fino qua, praticamente. Ok, ok. Dobbiamo navigare fino qui e poi, credo, almeno. Figo! Il dominio spartano, dominio ateniese, ma che figo. Figata, figata. Niente, abbiamo lasciato la nostra casa e abbiamo lasciato anche una missione, ma poi magari torneremo a farla più avanti. Ora ci richiamo lì, poi possiamo salutarci. Però prima di tutto, vediamo un attimo, come Odissea abbiamo tre missioni che sono di livello altissimo, porca vacca. Ma una cosa devastante, quindi però continuiamo con l'Odissea. Pari opportunità, sì, ok, possiamo andare. Bene raga, ho appena finito una battaglia navale devastante, ma tipo devastante, del tipo che siamo arrivati... al secondo livello di ricercato, come vedete in basso a destra, perché raga veramente, cioè, esploso, cioè assolutamente, non lo so, è stato un bordello veramente, raga, un bordello. Ho ammazzato tipo un botto, ecco, di gente. E possiamo effettivamente andare a reclutare questo bomber, perché questo è il posto in cui ci aspetta, quindi possiamo andare direttamente qui a prenderlo. Non vedo altri nemici se non questi. Non ho capito se debba effettivamente seccarlo o cosa. Automaticamente ormeggiando si avvicinano. Guardate quanta gente qua su sta nave. Ciao bombers. Si avvicinano automaticamente alla costa oppure no? A quanto pare sì. Sì. Bello, molto figo. E niente, andiamo a prendere questo bastardo. Trovi e recluti il miglior arciere nell'accampamento di banditi naufragati. Ma tipo devo seccarlo? Merda. Ormai è tardi, fra. L'ho ucciso. Fra. Recluti i personaggi nel mondo come luogotenenti per la tua nave. Usa lo stordimento e l'abilità per mettere un nemico fuori combattimento e chiedergli di unirsi al suo equipaggio. L'ho ucciso, fra. Devo scoprire chi altro c'è in giro. Mi servono altri uomini. Fra. Ok, raga, ho caricato un salvataggio, cioè di un secondo fa, praticamente, perché non lo sapevo. Io l'ho ucciso, raga. Ok. Ok, reclutare i luogotenenti. Lo stordiamo, raga. In modo tale da portarlo al trasporta recluta alt. Presto salteremo. Puoi unirti a noi se vuoi. Sarà una valida aggiunta all'equipaggio. Figata, ma no, ma questa cosa qui è bellissima, raga. È molto simile a Middle Earth. Shadow of Mordor. E Shadow of War, bellissima. Mi piacciono un sacco quei giochi. Assegnare i luogotenenti. Recluta e assegni i luogotenenti alla nave per ottenere vari benefici. E ok. Una volta assegnati, i luogotenenti si uniscono all'equipaggio, va bene? Quando sei distante dalla Drestia, puoi chiamarli per combattere al tuo fianco con l'abilità chiamata alle armi. Anche questa è una figata bestiale.
Bellissime cose, mi piacciono un sacco, con gli alleati, queste cose che mi piacciono tantissimo. Possiamo potenziare alcune cose, ma i luogotenenti dove li vediamo? Ok, qua. Lui per esempio è un bomber e costa 110, lo possiamo reclutare. E lo possiamo chiamare con l'abilità chiamata alle armi, che non so bene come funzioni, nel senso bracieri, tieni premuto per tirare frecce incendiari, questi non ce li abbiamo neanche, ok. Poi ovviamente andremo avanti, sbloccheremo cose fighe. Qui abbiamo... ma qui abbiamo due skin incredibili. Capricorno e Pirata dell'Egeo. Questo è più figo, mi piace di più questo. E a livello di equipaggio di Barnaba, Pirati dell'Egeo, abbiamo anche due skin per... Madonna, Marinai del Capricorno è bellissimo. Ma raga, ma di cosa stiamo parlando? Ma che figata! Ma che figata! Sono fighissimi! Anche i pirati sono fighissimi. Ora magari li teniamo così. Non lo so, raga, mi sembra un po' esagerato. Poi vediamo, perché non so, a me non piace tanto in queste fasi del gioco avere cose assurde, tipo queste qui, tipo queste skin pazzesche, che sono forse effettivamente un po' esagerate. L'unica cosa che mi lascia un attimo perplesso è chiamata alle armi. Dov'è? Chiamata alle armi, questo. Questo qua, ok, perfetto. Raga, ho pestato a mani nude questi stronzoni. Adesso li posso reclutare tutti, questo è interessante. Questo è il giorno in cui riconquisti la libertà. Unisciti alla mia ciurma, adesso. Sono tutti qualcuno luogotenenti. Può essermi utile. Ah, posso... Vieni con me. Posso scegliere tutti i luogotenenti. Cioè, praticamente sono tanti luogotenenti diversi. Se vuoi lavorare e sudare, con me avrai più soldi di quanti ne avrai mai qui. Figo! Vediamo un attimo i luogotenenti, allora. Luogotenenti speciali, vabbè, terremo questo qui sicuramente, perché... 3% danni frecce, incremento fuoco con giavellotti, salute nave, vabbè, ora teniamo lui. Però comunque li teniamo da conto, anche loro, assolutamente li teniamo da conto. Posso avere fino a 4 luogotenenti, da quello che ho visto. Si possono sbloccare fino a 4 slot per luogotenenti. Vediamo un attimo qui se effettivamente è una cosa possibile. Ah, mi sembra un po' esagerato, raga. Mi sembra un po' esagerato avere sti soldati fin da subito. Cioè, proprio a livello di immersione nel gioco, è un po' stupido avere sti soldati pazzeschi fin da subito. Cosa dite? Sì, dai. Magari mettiamo questo equipaggio e come nave prendiamo questa. Ma sapete che cosa, raga? Ma va bene così. Ci ho ripensato, dai, va bene così. Ci sta, tanto è soltanto una skin, è una figata avere l'equipaggio così. Va bene, dai. Parliamo con Barnaba. Eccolo. Bene, sarà una risorsa preziosa. Ma basterà? È qui il luogotenente, lì a fianco. Avremo parecchie opportunità di reclutare altra gente durante il viaggio. Qualcosa mi dice che ne avremo bisogno. Tracciamo una rotta per la Megaride. Un bel viaggio può essere rilassante, ma anche noioso su questa nave. Se vuoi movimentare un po' le cose, da un'occhiata al mio registro. Prendo nota di tutto ciò che potrebbe interessare a un impavido capitano. Ovvero? Cioè, dove? Qui? Taglia per delle navi mercantili. Questo, figo. Taglia contratti. Boh, sì, questo è il suo registro. Ok, perfetto, raga. Direi che... Ci sta? Ci sta un botto. E ci becchiamo, raga, nel prossimo episodio. Qui abbiamo fatto un sacco di roba, raga. Proprio un bordello. Tra l'altro abbiamo questa skin per i nostri bomber dell'equipaggio, che è veramente, veramente una figata. Guardate che bella, che anche la nave è una figata. Ci si becca comunque nel prossimo episodio, raga, bella.